Cari amici di Visione TV, benvenuti ad un nostro nuovo appuntamento. Sono estremamente felice di presentarvi l'ospite in collegamento con noi oggi. C'è Manlio Di Nucci. Ciao Manlio. Ciao, ciao a tutti. Manlio sta per andare via un anno molto delicato. La guerra in Ucraina non è andata come il mainstream sperava. I russi tengono, Zelensky è di fatto in ritirata. E sono ripartite violentissime ostilità a Gaza e nella striscia, dove di fatto il governo Netanyahu sta pianificando e realizzando un vero e proprio sterminio indiscriminato contro i civili palestinesi. Ecco, un anno drammatico se ne va, ma il prossimo non è detto che sarà molto meglio. Anch'io penso, come te, che il prossimo non sarà molto meglio, anzi potrebbe essere peggiore del 2023, perché sono in moto dei processi molto, molto ampi e intanto il quadro, diciamo, generale che abbiamo davanti, chi segue Visione TV, penso sappia le questioni fondamentali, però penso che comunque è bene ripeterle. Allora, ciò che sta avvenendo, cioè dall'Ucraina alla Palestina, non è qualcosa che rappresenta un collage di situazioni drammatiche, ma ciascuna in un certo scenario, in un certo contesto geopolitico. Tutt'altro, qui siamo in un unico scenario. In questo scenario, fate conto, come un campo di battaglia. Ci sono forze che sono su un'ala di un esercito, su un'altra ala, e quindi la battaglia si svolge su tutto il campo. A un certo punto c'è un attacco da un lato, poi a un certo punto diminuisce su quel lato e riprende dall'altro. Ecco, per capire, siamo in una situazione che è questa. Ucraina. Allora qui va ricordato, perché la propaganda del mainstream non cessa, e va ricordato che cosa? Che la Russia è stata aggredita. Cioè, non è stata la Russia ad aggredire, la Russia è stata aggredita da una politica di lunga data, dal momento della disgregazione dell'Unione Sovietica, l'allargamento della NATO ad est. A un certo punto c'è il colpo di mano, c'è Piazza Maidan nel 2014, si attacca con un vero e proprio colpo di Stato, mandando avanti come forza d'urto i nazisti, il battaglione Azov, attaccando i russi del Donbass, minacciando quelli di Crimea, volutamente provocando la reazione dei russi di Crimea che chiedono di rientrare nella Federazione Russa, e una volta che rientrano, è la Russia ad essere accusata di aver annesso con la forza la Crimea. E poi inizia la crescente pressione contro la popolazione russa del Donbass, diciamo minoranza, chiamiamola, nel quadro demografico ucraino, ma assolutamente non definibile tale in certe zone. Donbass sono la stragrande maggioranza, ma poi tutta la storia dell'Ucraina, voi l'avete fatta, è un intreccio in cui ci sono sicuramente dentro due anime, quella russa, quella ucraina, ma che potevano convivere. Se lunghe mani non solo dall'interno, ma soprattutto dall'esterno, cioè vedi Stati Uniti e NATO, non avessero messo in moto quello che poi hanno messo in moto, cioè un colpo di Stato, parliamo chiaro, per far precipitare la situazione e arrivare poi a stringere la Russia con un costante allargamento della NATO
e ad est fino ai confini con la Russia, naturalmente spostando basi militari e anche armi nucleari sempre più a ridosso della Russia. Una vera e propria aggressione. Ma naturalmente il mondo che ci rappresenta il nostro mainstream politico-mediatico è esattamente l'opposto. È la Russia di Putin che ha aggredito l'Ucraina. Ora andiamo alle ultime sviluppi. Io penso che all'inizio la Russia avrebbe potuto, e lo dico non come mia opinione, ma in base a analisi di persone che ne sanno molto più di me, in campo militare, strategico, diciamo in genere, e cioè la Russia avrebbe potuto colpire molto molto più in maniera distruttiva di quanto abbia fatto. Cioè, guardate, per esempio, facciamo un salto dall'altra parte, ora ne parliamo a Gaza, cosa sta avvenendo, quale forza sta usando Israele verso Gaza. Ebbene, la Russia avrebbe potuto fare molto di più, ma non ha voluto fare perché la guerra non era la sua una guerra per conquistare un paese, era una guerra di difesa, un'operazione militare di difesa. Però fatto sta che davanti la Russia non ha avuto fin dall'inizio semplicemente l'Ucraina, nel senso le forze armate di Kiev, per intenderci, ma ha avuto la NATO sotto comando statunitense e ha avuto sempre più come potenza ostile complessiva l'Unione Europea, non dimentichiamo questo, che è partita in parallelo sulla scia, meglio, della NATO per armare le forze ucraine. Quindi è iniziata questa che è stata voluta, ripeto, da Stati Uniti e NATO, dall'Occidente in generale una guerra di aggressione che però gli sta andando male. Chi lo dice? Ma lo dicono ormai ufficialmente, non certo i grandi giornali italiani, appunto il Corriere della Sera, no? Come tu dici, il giornale più venduto d'Italia, ma lo dicono altri giornali che sono anch'essi sì di parte, però parlano molto più chiaramente, fate i conti in New York Times, Washington Post. Quando ora ultimamente Zelensky è andato a Washington, invitato da Biden per premere sul Congresso perché sblocchi una legge attualmente bloccata dai repubblicani, che darebbe altri 50 miliardi di dollari al regime di Kiev, che già ne ha intascati oltre 100 miliardi dagli Stati Uniti per fare questa guerra. Ebbene, il New York Times ha tranquillamente titolato la controffensiva, così vi ricordate, era stata chiamata. Era stato chiamato l'attacco ultimo ucraino, così preannunciato, che avrebbe dovuto sfondare le difese russe del Donbass. La controffensiva ucraina è fallita. E questo è il fatto. Allora, di fronte a tutto questo, c'è una crisi profonda in Ucraina, cioè c'è uno scollamento chiarissimo. E qui ne abbiamo un riflesso, attenti, ma vi ricordate che prima Zelensky era 10 volte al giorno, quando voi andavate su un canale qualunque nostro internazionale, chi trovavate sempre l'attore, Scott Ritter più esattamente l'ha definito, l'agente Zelensky, il portavoce, il presidente. Quello semplice che andava in giro con la maglietta, eccetera, proprio una figura mitica, abbracciato dalla Meloni, da quant'altri. Ebbene, questo Zelensky è sparito, chi l'ha visto? È sparito di fatto, non lo vedete più. Ma per quale ragione? Perché c'è una crisi profonda in Ucraina. Perfino
Alcuni settori dei comandi ucraini stanno criticando Zelensky, intendendo non la persona fisica, ma il governo che gli rappresenta, in quanto ha scavalcato gli stessi comandi, promuovendo, lanciando azioni che sono state suicide per le forze ucraine. E di fatto ci sono resoconti, ripeto, mi rifaccio, non so, al New York Times, che descrive durante la controffensiva, sto citando, fra virgolette, durante la controffensiva tra il fronte e le retrovie era un continuo vai e vieni di autoambulanze che portavano feriti e morti. Migliaia di soldati ucraini mandati al macello volutamente perché dovevano mantenere la promessa che la controffensiva avrebbe sfondata, non ci sono riusciti. Ed ecco ora l'altra crisi. Chi deve andare sotto le armi, ovviamente in Ucraina, cerca di non andarci perché sa che non è quello che gli dicono, è praticamente andare quasi a morte certa. Ed ecco che c'è una caccia dei reclutatori, cioè incredibile, che vanno a rapire addirittura. Ci sono filmati, li potete vedere se andate a cercarli su YouTube anche. E cioè dei filmati che si vedono persone che andavano, non so, al supermercato, andavano in ufficio, a un certo punto fermati da questi reclutatori che li prendono a forza, li caricano per portarli ai centri di reclutamento e mandarli a fronte. Immaginate persone che, tra l'altro, non hanno nemmeno una vera e propria esperienza militare, gliela danno così approssimativa, quindi mandati al suicidio. Questo stanno facendo coloro che sono al potere in Ucraina. Ora, di fronte a questo sfacelo, qual è la risposta? La risposta è venuta ufficialmente dal Pentagono, dalla Casa Bianca, e cioè che stanno incontrando i capi militari e politici ucraini per elaborare una nuova strategia. Quindi tutt'altro che l'idea di a questo punto di andare a un tavolo negoziale. Come la Russia insiste dall'inizio, andiamo a un tavolo negoziale a stabilire come far finire questa guerra. No, deve continuare. E quindi ora il generale che ufficialmente comanda le operazioni in Ucraina da una base generale, naturalmente statunitense, della NATO, che comanda da una base in Ucraina il cosiddetto aiuto alle forze o il cosiddetto orientamento che danno alle forze ucraine, ma di fatto dirigono di lì, dalla base in Germania, le operazioni in Ucraina. Ora andrà in Ucraina ufficiale in modo stabile, perché deve guidare in loco il proseguimento di una guerra che non si sa dove finirà. Quindi questo è il quadro. Ma per quale ragione? Perché le cupole del potere, qui si va al di sopra di Biden, degli Stati Uniti, della NATO, della stessa Unione Europea, hanno bisogno di questa guerra in una strategia complessiva, cioè devono assolutamente dominare una situazione che gli sta sfuggendo di mano e quindi devono attuare quella che non è un modo di dire, è proprio una teoria. Devono attuare una sorta di strategia del caos, cioè rompere, frantumare, mettere gli uni contro gli altri. E ci stanno riuscendo in Europa, no? L'Europa ormai, se non c'è certo da rimpiangere l'Unione Europea che era prima dell'esplodere del conflitto. Ma ora l'Unione Europea ha praticamente gettato la maschera, cioè la von der Leyen e gli altri
rappresentanti, quelli che hanno il potere vero nell'Unione Europea, sono, e lo dimostrano ogni giorno più, sempre più apertamente legati non a Bruxelles, ma a Washington. Sono praticamente agenti statunitensi, chiamiamoli, nell'Europa. Devono rompere, spezzare, e a tutto vantaggio, ovviamente, l'abbiamo detto, di chi? Dei potentati economici e finanziari statunitensi. Si interrompe le forniture di gas russo per ricevere il GNL dagli Stati Uniti, soprattutto, o principalmente via multinazionali che sempre sono o statunitensi o collegati comunque a questo complesso energetico e così via. Quindi questo è il quadro. E si va sull'altro scenario. Allora, l'altro scenario medio orientale, ripeto, è l'altro settore dello stesso campo di battaglia, il Medio Oriente. Allora, in Medio Oriente gli stessi soggetti, usiamo una denominazione che non si usa quasi più, ma che penso si usava prima e ora invece non si usa, ma ritengo molto appropriata, guerra fondai. Cioè, questi guerra fondai stanno perdendo terreno gli stessi, cioè Stati Uniti, NATO, Unione Europea, stanno perdendo terreno in Medio Oriente. In Medio Oriente, fino a pochi anni fa, bastava che gli Stati Uniti facessero un fischio e immediatamente, per esempio, i governi, le monarchie del Golfo si allineavano agli ordini degli Stati Uniti, scattavano sugli attenti. Ora, l'ultimo episodio. Cioè, ci sono alcune azioni degli Houthi, che è un movimento yemenita di ribellione, ma perché sono stati attaccati, sta facendo alcune azioni nel Mar Rosso, ma intendiamoci, relative da un punto di vista militare, ma comunque significative. A quel punto gli Stati Uniti creano una task force proprio per presidiare il Mar Rosso, cioè una via strategica ovviamente di comunicazione, con il pretesto degli attacchi di queste piccole imbarcazioni degli Houthi che attaccano le navi mercantili, dicono, ma di fatto non c'è stato niente di talmente eclatante. Bene, comunque sia, creano questa task force. Se fosse stato pochi anni fa, immediatamente tutti i paesi del Golfo si sarebbero allineati e sarebbero entrati con le loro navi da guerra nella task force. Bene, qual è la situazione oggi? Fino a questo momento solo un paese, il Bahrain, che è abbastanza minore, si è allineato con gli Stati Uniti, gli altri no. Allora stanno perdendo gli Stati Uniti in primis terreno, e non da ora, in una regione per loro strategica, nella loro politica ovviamente imperiale e strategica, ed ecco che ora, a gennaio, entrano nei BRICS due paesi rivali, non certo amici tuttora, e cioè Iran e Arabia Saudita. Entrano nei BRICS e nei BRICS chi ci sono? Quali sono le principali potenze? Sono la Russia e la Cina. Quindi praticamente questi paesi entrano con accordi commerciali e tutto il resto. Quindi stanno perdendo terreno in Medio Oriente. A questo punto inizia l'operazione a Gaza. Allora, l'ho già detto su Visione TV. E riprendo il discorso perché molti non sono convinti di quanto dico. Ma ripeto, quanto dico non abbiamo il modo di sviluppare, occorrerebbe fare una serie di trasmissioni
Cioè, è tutto documentato. È tutto documentato. Allora, c'è un piano iniziale che parte da non il governo Netanyahu odierno, ma dai governi Netanyahu. Allora, ed è quello di dividere i palestinesi. In che modo? Lo dichiara apertamente Netanyahu. Dobbiamo sostenere Hamas a Gaza. Dobbiamo finanziare Hamas a Gaza, ufficiale, abbiamo i documenti ufficiali, per dividere i palestinesi di Gaza da quelli della Cisgiordania. La Cisgiordania è praticamente sotto gestione dell'autorità palestinese, mentre dobbiamo staccare Gaza aiutando e potenziando Hamas. A questo punto inizia questa operazione documentata con nomi e cognomi. Ora qui si entra su un terreno che immediatamente ha suscitato delle reazioni. Ma come fai a parlarmi di queste cose? Allora vuol dire che dentro la Gaza, dentro la Palestina, ci sono dei giochi oscuri? Ebbene, sì. Se uno si illude che ci sia un paese nel mondo dove non ci siano giochi oscuri, penso che abbia una visione idealistica del mondo. Purtroppo il mondo non è questo. Parliamoci chiaro, non è questo il mondo. Allora cosa capita? Intanto distinguiamo Hamas. A detta dei servizi militari e di intelligence israeliani, Hamas avrebbe 30.000 militanti. Allora, come sono reclutati? Chi sono? Sono militanti, per lo più sono quasi tutti palestinesi, hanno dentro la carica, cioè la carica nel senso di lotta, cioè, dico, è dal 76 anni fa che l'ONU ha detto che avrebbero avuto uno Stato e mai l'hanno avuto. Cioè, vivono in condizioni di privazione dei diritti umani elementari, non hanno niente, quando sgarrano in qualcosa gli arriva una bulldozer e gli demolisce la casa. Insomma, bambini presi e messi in galera. Cioè, siamo in questo clima, è chiaro che hanno diciamo, la volontà, a questo punto la vita è quella, quindi allora se vuoi vivere devi lottare. Ed ecco che la forza di Hamas è una forza che ha le motivazioni profonde. Ma siamo attenti alla gestione complessiva. Dei capi di Hamas, della direzione, la loro provenienza dai fratelli musulmani. E poi il fatto che io sinceramente non trovo spiegazioni logiche, che la direzione, il quartier generale di Hamas non è a Gaza, ma è in Qatar. Il Qatar fa un doppio gioco ampio, ed ecco che è in Qatar. Dove lì ci sono praticamente i ranghi dirigenti di Hamas. Ebbene, a 30 chilometri esatti dal quartier generale di Hamas in Qatar, fate conto la distanza tra, che ne so, il centro di Roma e Fiumicino, a 30 chilometri c'è la più grande base statunitense di Al-Udeid aerea, ma delle forze speciali statunitensi in Medio Oriente. Cioè, la cosa appare alquanto strana, questa sorta di convivenza, cioè com'è che quello che dovrebbe essere i capi di Hamas o il capo anche ideologico, religioso di Hamas è lì a 30 km. E gli Stati Uniti non lo vanno a far fuori in un modo o nell'altro. Ebbene, ci sono comunque testimonianze che possono chiaramente disorientare, ma sono reali, sono fatti reali, ripeto. E cioè, per esempio, che i valichi per anni
di Gaza sono stati aperti a agenti del Qatar che con valigie piene di dollari in contanti, tipo, portando ogni volta tipo 200 milioni di dollari, venivano presi dai agenti del Mossad ai confini con la Cisgiordania, portati dentro Gaza a consegnare queste valigie ai responsabili di Hamas, perché Israele aveva con questa politica di Netanyahu e di altri intorno a lui, sono i, come dire, fondamentalisti ebraici, avevano questa politica, aiutiamo Hamas. Ora, qual è stato sicuramente il gioco? Probabilmente, diciamo, non, nessuno lo può sapere, probabilmente al di là dello stesso Netanyahu. E cioè che a un certo punto quello che era il gioco politico, aiutiamo Hamas per dividere i palestinesi, e da modo di poter dare spazio e influenza da Hamas a Gaza, potergli permettere di scavare una serie di tunnel militari sotto Gaza. Io mi riferisco a esperti militari o gente che è dentro queste questioni, che vive in Medio Oriente, ecco, per dire, non sono opinione mia perché non so cosa voglia dire un tunnel militare, i quali dimostrano che un tunnel di quel tipo richiede apparecchiature tipo scavatrici particolari per fare un tunnel da cui passa un grosso veicolo, tipo un grosso pick-up, riesce a passare dentro quei tunnel. Quindi non si fa, come potevano queste apparecchiature entrare a Gaza se non c'era fuori ai valichi qualcuno che le faceva entrare? Allora favoriscono tutto questo per poi avere cosa? Attenzione, qui è il punto di svolta e anche la politica, diciamo chiaramente diabolica, che usano. A questo punto, e questo abbiamo un precedente. Se vi ricordate Osama Bin Laden, quando il contingente russo entrò in funzione, russo intendendo Unione Sovietica, in Afghanistan, Osama Bin Laden era uno dei più stretti alleati della CIA e portò migliaia di combattenti in Afghanistan, dette milioni e milioni di dollari contro la Russia, da alleato affidabilissimo, a un certo punto diventa il nemico numero uno. Questi sono i giochi. Allora, in questa strategia usano poi a un certo punto Hamas per aprirgli la strada all'operazione del 7 ottobre. L'operazione del 7 ottobre non può essere assolutamente avvenuta come viene raccontata. Cioè, è impossibile che Israele sia stato, Israele intendendo i capi di Israele, i servizi, il Mossad e i comandi militari siano stati presi di sorpresa dopo aver costruito quella che i tecnici definiscono la più sofisticata barriera elettronica esistente al mondo. Viene descritta da alcuni tecnici in questo modo, che se passa un moscerino, il sensore termico riesce a prendere il calore nel moscerino, l'altro sensore lo segue nel movimento e poi a un certo punto, per non fare entrare il moscerino in territorio israeliano, un'arma automatica gli spara per capire a che livello siamo, no? Diciamo nella nostra comune vita, diciamo da fantascienza, ma no, in questo caso è tecnologia militare. Quindi era impossibile che venisse colto di sorpresa l'apparato israeliano. Poi quando sfondano questa barriera ed entrano, c'è un crollo di tutti i sistemi minimi di sicurezza israeliani. Guarda, la stessa cosa era avvenuta l'11 settembre 2001, quando gli aerei dirottati dai militanti di Al Qaeda si dirigevano sulle Torri Gemelle e sul Pentagono. Va bene, un crollo totale dei sistemi di difesa. Ma com'è possibile? Quindi abbiamo perfino dirette
testimonianze da Israele di gente che ha detto: ma è arrivato l'ordine di allarme e mobilitazione la mattina presto e fino a mezzogiorno non si è mosso nulla. Quindi li hanno fatti entrare, hanno fatto sì che ci scappassero dei morti, ovvio. Ci sono stati dei morti israeliani nei kibbutz oppure in quel concerto che gli avevano opportunamente piazzato a pochi chilometri dalla barriera, ma poi il grosso, e l'hanno ammesso ora, è stato praticamente ucciso il grosso delle vittime israeliane, è caduta sotto il fuoco amico degli stesse forze israeliane, perché volutamente hanno mandato non le forze speciali, perché cosa dicono le persone, cioè gli esperti che hanno conoscenza della materia? Ti dicono che le forze speciali israeliane hanno sette settori, immaginate, sette settori, in modo da essere, come dire, specializzate a ogni tipo di situazione. Quindi perché non sono intervenute e avrebbero, dicono questi esperti, che avrebbero potuto in pochi decine di minuti piombare in qualunque situazione, scendere dagli elicotteri, lanciarsi dagli aerei e circondare immediatamente i militanti di Hamas entrati in Israele? No, arrivano con reparti pesanti, tipo il carro armato, che sparano una bella cannonata su un bel kibbutz, ammazzando non solo dei militanti di Hamas, ma gli abitanti, quelli che abitavano lì, cioè i loro connazionali. E poi l'ultimo episodio, il grande scandalo. E questo è avvenuto a Gaza. A un certo punto, tre ostaggi, tre prigionieri, entrano, cioè escono, non si sa in quale situazione, con una bandiera bianca e vengono uccisi dalle forze israeliane. Vuol dire che le forze israeliane, quando esce chiunque con una bandiera bianca, li spara. Questa è la cosa. Allora, l'operazione messa in moto, la cosiddetta risposta israeliana, è un'operazione che mira a un obiettivo molto preciso: cancellare Gaza come territorio palestinese. L'obiettivo vero è il popolo palestinese. Infatti siamo ufficialmente a 20.000, oltre 20.000 morti, in grande maggioranza donne e bambini. Assistiamo a scene mai viste. Scene mai viste, tipo i bulldozer israeliani che entrano in un ospedale dove, non avendo più posti dentro, avevano messo delle tende fuori con dei feriti, dei malati, delle persone bisognose, degli anziani, intere famiglie, e entrano i bulldozer e spianano le tende e chi c'è dentro, seppellendo vivi molti di quelli che erano dentro. Io non lo so, una scena di questo tipo a cosa ci riporta? Io chiederei a qualunque cittadino israeliano: non vi ricorda qualcosa? Non vi ricorda? Non vi ricorda l'epoca nazista? Cioè, cosa? Voi parlate di olocausto e cosa state facendo ai palestinesi? Allora, il piano è questo: fare strage dei palestinesi. E già, se 20.000 sono ufficialmente morti, ufficialmente riconosciuti, ce n'è un numero sicuramente molto maggiore. Nessuno lo sa, ma è presumibile possano essere 30.000 feriti, i quali in quelle condizioni sono condannati a morte. Chiaro? Sono condannati a morte. Ah, diciamo 50.000 morti, tanto sono numeri per loro. L'obiettivo qual è? Avete visto che con i carri armati a Gaza sono entrati i bulldozer, spianano tutto, distruggono metodicamente tutto, perché spingono. Prima hanno ordinato alla popolazione di andare dal nord della striscia al sud della striscia. Quando si sono trasferiti più
nel sud della Siria, hanno cominciato a spingere in un'area ancora più ristretta ai confini con l'Egitto. La politica israeliana, scrive il New York Times, è apparentemente quella di non chiedere l'apertura di un corridoio umanitario. Difatti il loro piano è questo. Cioè sono in trattativa con le autorità egiziane per quale operazione? A un certo punto sarà impossibile contenere la popolazione di Gaza oltre 2 milioni. Anche con la strage che hanno fatto, il grosso è ormai in una situazione incontenibile, insopportabile. Cioè, ci sono le testimonianze e i video che lo dimostrano. A questo punto il piano è sicuramente questo ed è dichiarato. Cioè aprire a un certo punto un grande corridoio umanitario. Arriva la comunità internazionale, apre il corridoio umanitario ed escono in massa i palestinesi per andare dove? In tendopoli, questo è il piano, nel deserto del Sinai, temporaneamente dicono, vabbè, aspettiamo fino alla fine della guerra, ma non ci sarà una fine della guerra. E quindi resteranno lì senza più poter tornare nella loro terra. L'obiettivo è cancellare Gaza, poi passare alla Cisgiordania, dove già l'operazione è iniziata da tempo, dal momento che hanno frantumato la Cisgiordania con insediamenti dei coloni israeliani, e quindi si fa presto a far precipitare la situazione, cancellare assolutamente la Gaza e quindi una parte del territorio palestinese. Stati Uniti arrivano, è arrivato Blinken recentemente, anche Biden si sta pronunciando, si ora muovono come pacificatori, anzi premono, queste sono le notizie ufficiali, sul governo israeliano perché limiti le operazioni militari, no? Devono fare i pacificatori. Nel contempo le migliaia e migliaia di bombe che cadono e continuano a cadere sui quartieri popolari palestinesi a fare strage, sono fornite dagli Stati Uniti d'America, chiaro, o direttamente oppure tramite licenze che permettono all'industria bellica israeliana di fabbricarsi quelle bombe. Quindi questo è il. E poi ci sono forze speciali che sono dentro statunitensi in Israele, quindi è un paravento il movimento, il ruolo, come dire, pacificatori il ruolo pacificatore di Biden. Ma qual è? C'è una differenza, però, io penso c'è. Israele, intendendo sempre ovviamente i capi di Israele, è interessato a spazzare via, cioè questo è l'obiettivo, letteralmente i territori palestinesi, e quindi porre fine ormai per sempre nel loro piano all'idea di uno Stato palestinese. Dall'altro, gli Stati Uniti hanno meno interesse su questo piano, e cioè sono anche disponibili ad accettare proseguimento dello status dei territori, intendendoli nella loro storia, ne hanno esperienza, come specie di riserve indiane, ma in questo caso popolate di palestinesi in Medio Oriente, cioè praticamente dei territori falsamente autonomi, semplicemente con nessun diritto reale. I capi di Israele non si contentano neppure di questo, vogliono spazzare via totalmente i territori. Lo scopo però degli Stati Uniti, abbiamo detto dall'inizio, è un altro e riguarda tutto lo scenario medio orientale, naturalmente in d'accordo con i capi di Israele, questo è ovvio. Qual è l'obiettivo centrale a cui mirano? È l'Iran. Perché l'Iran ha assunto come
con il precipitare della situazione e già con le sanzioni alla Russia ha assunto un ruolo ancora più importante. Per esempio, c'è la Russia non potendo più mandare navi e comunque merci, gas e petrolio a ovest, sempre più gli hanno chiuso questa via. Sta aprendo altri corridoi. Un importantissimo corridoio è quello nord-sud che parte dalla Russia, fatti conto, costeggia il Mar Caspio, passa dall'Iran per sfociare nell'Oceano Indiano via terra e di lì quindi un carico, e già stanno facendo invii i russi, un carico X. Non so, fate conto di petrolio o carburanti, e arriva sull'Oceano Indiano e da lì può proseguire via mare, per esempio, verso l'India o altri paesi dell'Asia meridionale o orientale. Quindi, allora è importantissimo lo snodo iraniano. Poi dallo snodo iraniano passa l'infrastruttura terrestre, ma anche marittima, della nuova Via della Seta promossa dalla Cina. C'è una serie di accordi, eccetera, sono questi a cui aderiscono poi in ultima analisi paesi come l'Arabia Saudita. Quindi perché evidentemente vedono un loro interesse a entrare in questo circuito. E quindi ecco l'importanza. Contemporaneamente Israele vuole colpire l'Iran perché è un paese, non è certo l'unico, che ha... Non ha armi nucleari, ma ha la potenzialità di poter un giorno fabbricare armi nucleari e quindi fare che cosa? Togliere il monopolio medio orientale delle armi nucleari che attualmente è in mano a Israele. Israele è l'unico paese nel Medio Oriente con armi nucleari, anzi armi nucleari modernissime. E quindi tenete conto di questa situazione. Quindi abbiamo un campo di battaglia dal Donbass, quindi dall'Ucraina alla Palestina, ma molto più ampio, in cui noi siamo presi in mezzo, in una tenaglia, privi di governi che rappresentino neppure un'oncia di sovranità dell'Europa. I governi europei sono dei traditori, diciamo, dell'idea base di avere un'identità europea, perché storicamente l'abbiamo un'identità europea, ma la stanno tradendo fino in fondo. Ma guardate, insomma, il governo Meloni, la Meloni, abbiamo pubblicato su Grand'Angolo, abbiamo pubblicato un suo video di quando iniziarono le sanzioni alla Russia e lei disse: ma assolutamente no, perché non colpiranno la Russia, colpiranno l'Italia, le piccole e medie imprese. E aveva ragione, così è stato, no? E quindi noi non vogliamo fare i servi sciocchi di interessi altrui. Bella frase, be commovente, bella. Su questa politica la Meloni ha preso un sacco di voti da chi votava prima 5 Stelle, ma anche da larga parte di una vaga sinistra, diciamo, chiamiamola così, vaga sinistra. Ma quanti voti ha preso? Perché era l'unica, vi ricordate all'epoca del Green Pass, era l'unico Fratelli d'Italia, partito che si era conservato abilmente fuori, non si è fatto compromettere, e poi a un certo punto comincia a prendere delle posizioni, per poi capovolge in pochi mesi tutto, tutto, tutto. Noi siamo... Non abbiamo una capacità di decidere il nostro destino, il nostro futuro. Ci hanno tolto tutto. Rendiamoci conto, non valiamo niente. Allora, questo è il quadro generale. Questa è la battaglia che si sta svolgendo a livello internazionale, ma in Italia assume un particolare valore perché abbiamo una Costituzione che ripudia la guerra. E l'Italia aiuta a fare questa guerra, aiuta a fare una strage di un popolo. Ci rendiamo conto che di giorno in giorno noi perdiamo sempre più diritti. Questo
Questo è il quadro. Ora, il problema poi è che fare. Questo è il punto. Guarda, io sono rimasto in religioso silenzio per tutto il tempo perché la tua analisi, ecco, Religioso. era precisa, articolata, lineare, conseguenziale, quindi non avrei aggiunto né tolto nulla con eventuali mie interruzioni. Quindi io offro questa lezione più che intervista al nostro pubblico e ti ringrazio, Mario, per la tua straordinaria lucidità e precisione nel raccontare e legare fatti così importanti. Potrei però, Dimmi, Mali. sì, dicevo se potevo aggiungere brevemente il che fare. Ob tre Bene, allora obiettivi. chiudiamo con un leniniano che fa. Allora, il che fare. Io penso che c'è una reazione di chiunque non solo abbia chiaro qual è il quadro geopolitico, ma chiunque abbia un minimo senso umano. Che gli sia rimasto vedere le scene che stiamo vedendo di donne, bambini massacrati ogni giorno, insomma, è qualcosa che ci porta a reagire. E giustamente si va in piazza a dire basta con la guerra, si chiede cessate il fuoco, attenzione, il termine io penso è improprio, non abbiamo un combattimento alla pari tra due eserciti, abbiamo un esercito che sta facendo una strage. Chiamiamolo cessate il fuoco. Ma dopo aver fatto questo momento di protesta, aver detto no alla guerra, ritorniamo a casa. Non si è fatto un passo avanti. Allora io sto già da qualche tempo proponendo di mettere in moto tre obiettivi politici. Primo, l'Italia, e pochi penso lo sappiano, è legato a Israele da un patto militare che fu redatto, concluso nel 2004, ma nel 2005, attenzione, c'era il secondo governo Berlusconi, nel 2005 fu trasformato questo patto militare in legge della Repubblica Italiana. Cioè, noi abbiamo la legge 94-2005, ve la potete cercare, che ci lega a doppio filo a tutto campo con le forze armate di Israele, con il complesso militare industriale di Israele. E questa legge, ripeto, non solo patto, questa legge ci porta a essere complici di quello che sta avvenendo a Gaza. Noi siamo complici perché siamo legati a Israele da una legge 94-2005. Allora, primo obiettivo, abolire la legge 94-2005. Abolirla. Come? Non è facile. Intanto c'è qualcuno in Parlamento che abbia un minimo di dignità, un minimo di umanità per dire qualcosa su questo tema o girerà la testa di nuovo dall'altra parte. Secondo obiettivo, la Palestina non è uno Stato a pieno diritto, questo è ovvio e lo sappiamo, ma è stata ammessa la Palestina come Stato con voto delle Nazioni Unite. Per esempio, quando ora l'Assemblea Generale, rovesciando il veto degli Stati Uniti, ha l'Italia si è astenuta sul cessate il fuoco, si è astenuta. Sfidando quindi il veto degli Stati Uniti, l'Assemblea Generale ha votato a grande maggioranza per il cessate il fuoco e la televisione interna delle Nazioni Unite ha fatto vedere il rappresentante palestinese che applaudiva. E dietro cosa c'era scritto? State of Palestine, Stato di Palestina. Vuol dire che alle Nazioni Unite c'è uno Stato di Palestina che però è decurtato, non è poco, del diritto di voto, ma gode di uno Stato chiamato di osservatore, per esempio il Vaticano ha lo Stato di osservatore, ed è però Stato e quindi ha tutti i diritti di uno Stato. Allora, secondo obiettivo politico, chiedere
A gran voce, in tutti i modi è possibile un intervento immediato di una forza di interposizione nel territorio di Gaza, che è parte dello Stato di Palestina. Non mandare le forze dell'ONU in Israele, mandare le forze dell'ONU in una sezione, cioè Gaza, dello Stato di Palestina per fermare il disastro che è in atto. Finora non viene fuori chiaramente questa ricerca. Terzo, di fronte ad atti di questo tipo, siamo di fronte a quelli che vengono definiti nel diritto internazionale crimini internazionali, che sono crimini di guerra, crimini contro l'umanità e crimini di genocidio. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che genocidio, attenzione, nei termini giuridici del diritto internazionale, non è quello che comunemente si può intendere, lo sterminio totale di una popolazione, non è questo, ma è la disgregazione voluta con atti aggressivi voluti di un'intera nazione. Quindi attraverso stragi, d'accordo, ma non necessariamente attraverso lo sterminio dell'intera popolazione, ma la sua disgregazione nel suo tessuto sociale, religioso, organizzativo, non gli si dà uno stato, non gli si dà nulla, un territorio dove vivere. Questo vuol dire genocidio. Allora, terzo obiettivo politico, deve partire la denuncia che Israele sta commettendo un genocidio, intendo i campi di Israele. Tre obiettivi politici. Allora, se a un certo punto una manifestazione per la Palestina, facciamo un conto, scusa, e ho finito. Una manifestazione con la Palestina in cui ci sono, che ne so, 300, 500, 1000 persone, perché guardiamoci in faccia, ahimè, la situazione è questa, si va a un logoramento anche della capacità di andare in piazza, purtroppo, guardiamoci in faccia. Allora, se una manifestazione di 500, 1000 persone che si raduna per chiedere se solo una cosa sacrosanta, basta con la guerra, basta con la strage, cessate il fuoco e tutto il resto. Bene, questa manifestazione fosse messa lì davanti a Montecitorio su un obiettivo specifico, il primo che ho detto, abolire la legge 94-2005 che ci rende complici della strage dei palestinesi a Gaza. Non possiamo più avere una legge che ci lega a doppio filo sul piano militare a Israele, un paese, ma un governo in questo caso che sta commettendo un genocidio. Se si concentrasse lì una manifestazione non potrebbe essere ignorata né dal mainstream né potrebbe essere ignorata da chi in Parlamento è, non so in quale situazione, ma a un certo punto una pressione esterna può spingere a qualcosa a cambiare. Quindi questi sono, io penso, dei punti precisi che io pongo alla riflessione e alla discussione di tutti. Scusate No, il no, tempo era importante questa eccessivo, ma chiosa. è una cosa, se no si finisce nell'assoluta incapacità poi di proporre qualcosa e quindi nel pessimismo più nero. Detto questo, un abbraccio a tutti, sincero a te, Francesco, per quello che fai, la vostra capacità di resistere, la vostra capacità di impegnarci per capire com'è il mondo. Quindi vi apprezzo moltissimo, vi abbraccio a tutti. Al Ecco, naturalmente prossimo la stima è anno. ampiamente ricambiata, sei tra i personaggi in assoluto più amati, più seguiti dal nostro pubblico, un motivo ci sarà. Mi spoglio per un attimo in conclusione dalle vesti di giornalista, entro in quelle di fondatore di DSP e ti dico che porterò al tavolo della discussione politica le tesi molto sensate che tu hai illustrato. Va bene, grazie a Manlio Dinucci. Grazie a tutti voi. Cari amici di Visione TV, si chiude qui questo ulteriore importante approfondimento. Se apprezzate il nostro lavoro libero, che si regge solo sulla generosità del nostro pubblico, donate, fate un regalo a Natale a Visione TV con un bonifico PayPal oppure abbonandovi sul nostro sito www.visionetv.it.
potete acquistare l'ultimo numero del nostro mensile Visione sul nostro sito, eccolo qui, l'esilio di Dio. Se avete passione politica, diventate soci fondatori insieme a me, Marco Rizzo, per partecipare da protagonista al congresso che si terrà il 27 e il 28 di gennaio a Roma, Hotel Ergife. Democrazia sovrana popolare inizia a strutturarsi. Grazie ancora a tutti voi, buona giornata.